Ragazzi, per terminare quest'anno la parte dell'alberello di Natale, vi farò vedere la parte della cartuccia. Avete visto nel video precedente, e vi lascerò il link in descrizione, che avevo fatto il programma aggiungendo qualche funzionalità. Per l'anno prossimo aggiungeremo qualche altra sequenza, tipo anche il LED random, mi viene in mente, sempre selezionabile con joystick ma anche con la tastiera, e se riusciamo anche una musichetta di Jingle Bell di sottofondo, ma quello è un po' più complicato, però fattibile. Acquisiremo qualche informazione in più se mi seguite. Attenzione, come vi dicevo, questa è stata una scusa per far qualcosa in assembler con Turbo Macro Pro, molto potente, ma sto seguendo un youtuber straniero, e se vi interessa farò in italiano e spiegherò un po' il gioco che ha fatto lui. Copycat si chiama. Sto seguendo i suoi tre video, sto riproducendo con Turbo Macro Pro il suo gioco. Sto imparando molto da lui, anche come soprattutto usare questo ambiente e le macro. Ma detto questo, andiamo a vedere come ho fatto a fare questa cartuccia, che poi ho riprodotto anche sulla memoria flash, non solo EEPROM, su quest'altra cartuccia. Praticamente ne ho fatte due tipi, ma sono uguali. Andiamo. Intanto vi faccio vedere, per visualizzare la directory con Turbo Macro Pro, beccarro, la freccetta in alto a sinistra che seleziona i comandi, vedete sparisce il cursore, e l'asterisco star, ok, qui ok c'è la via sequenza dello slot C. E andiamo a vedere, ecco, quelli che iniziano, i file che iniziano con CRT sono appunto, come vedete c'è anche il punto bin, che è quello che poi viene scritta in EEPROM o in flash. Devo fare una modifica a sta cosa, perché assemblandolo con quegli indirizzi mi ha occupato un bel po' di spazio, come vedete 65 blocchi, il che è un po' troppo. Andiamo a caricare l'ultima versione, che è quella che avete visto nell'intro di questo video. E per Natale c'è CRT albero 21.sm. Andiamo a caricarlo, quindi beccarlo, L come load, CRT trattino albero 21.asm. Così vi do anche le basi per eventualmente fare qualcosa. Il programma è lo stesso che avete visto nella puntata precedente, che sono andato a spiegare riga per riga, per cui non lo rispiego. Rispiego solo la parte iniziale. Come vedete, non punta più l'indirizzo a C00, che sarebbe 49152, a cui eseguivamo il programma, e all'inizio c'era anche la composizione del comando sys. Qui, come vedete, ci sono due word, un call start, che sono degli word quindi 16 bit, col Commodore 64, c'è cioè call start e word start, che praticamente sono due avvii della cartuccia in modalità quando si accende, quindi a freddo, o a caldo quando si resetta. Sono due vettori diversi che il kernel punta per l'avvio della cartuccia. Ok, quindi call start farà una serie di cose, tra cui abilita e disabilita gli interrupt. Vedete, li abilita, poi li disabilita. Quindi quando si parte a freddo prepara gli RQ, inizializza la memoria, inizializza i dispositivi di video, inizializza il video, quindi il VIC2. Ovviamente ha un
WorldStar non fa tutte quelle cose quando si resetta, ma qui inizia il vero e proprio programma. Per avviare la cartuccia ha questi indirizzi, come vedete qui c'è questa parte qui, punto byte, ci sono questi 5 byte che sono proprio partono dall'indirizzo 8000, 8001 fino a 8004, cioè qui scusate 8000, 8001, sì, fino a 8004 e corrispondono ai caratteri, ho messo qua nei commenti, CBM80. Il kernel, oltre ad avere la configurazione hardware adatta per il PLA per partire con la disabilitazione della RAM e l'abilitazione della cartuccia, in questo caso 8K, si aspetta ai primi 5 indirizzi di trovare questi caratteri CBM80. Se non li trova, lui torna in basic con 5K di RAM in meno, ovviamente, perché via hardware vengono disabilitati. Detto questo, è molto semplice. Qui a un certo punto parte il programma, inizializza le variabili, ho messo e tutto il resto che ho spiegato, ecco. Qui ovviamente ci sono queste variabili che vengono scritte per la prima volta 10 in la velocità, 1 la direzione che fa o 0 1 destra sinistra e 3 il pattern iniziale, no? Poi stampa, pulisce lo schermo, ho aggiunto questo, stampa hello sullo schermo, qui DD03 la direzione della porta in uscita e il pattern viene scritto sulla porta. La prima volta ovviamente c'è da scritto il 03, insomma. Dopodiché, come vedete, qui ci sono tutti i commenti, viene fatto stabilita la direzione, altrimenti destra e sinistra, se no viene checkato ogni volta alla fine, viene fatto il check del joystick, mandiamo al check del joystick, ovviamente qui come vedete il rotate, c'è tutta la descrizione, right, OL, left. Il check del joystick viene fatto mascherato con l'hand, il tasto che viene premuto, quindi qui c'è, vedete, up, down in binario, è così, right, left e il fire, solo praticamente questi 5 switch che ci sono sul joystick sostanzialmente. Poi se lo continua, qui vengono elaborati le direzioni che vengono selezionate dal joystick o il fire, quindi come vedete viene incrementato o decrementato, oppure viene ovviamente messa anche un altro pattern col fire. Ecco, questo è molto semplice. Premendo fire viene messo invece di 0,3 33, che quindi fa il doppio pattern a destra e a sinistra. Ho fatto questa cosa semplice. Qui andrà esteso l'anno prossimo, ogni volta che si preme Fire verrà incrementato un contatore che andrà a selezionare dei pattern diversi, ovviamente, per cui sarà un po' più complicata quella cosa. Inizieremo a fare questa cosa, tra cui il casuale, i numeri casuali che vengono generati da un particolare registro del SID, useremo quello, che è quel registro che genera dei suoni, cioè dei numeri casuali per generare il suono noise che può essere utilizzato su una delle tre voci. Sfrutteremo quella caratteristica del SID per i numeri casuali e funziona molto bene. Ok, per il resto qui è il solito loop. Questi qua sono i byte iniziali che vengono. Ecco, come vedete, perché occupa un sacco di spazio quando si compila, perché qui
viene poi impostato un altro indirizzo. Quindi inizialmente in memoria viene allocate questi 4 byte, ma all'indirizzo di RAM C000. Quindi lui poi quando compila, compila da 8000 fino a questi 4 byte. Devo trovare il modo per fargli skippare tutta quella parte di memoria. Forse basterebbe mettere qui un punto end, poi ci provo se così funziona. E non è detto che funzioni. Ok, detto questo, ovviamente non è eseguibile la cartuccia da qua perché c'è tutta la parte iniziale di WarnStark che vuol start, ma io prima lo testo allocandolo in RAM, quando va poi ci aggiungo le modifiche aggiungendo la parte della cartuccia ovviamente. Ma questa parte qui la farò come blocco la prossima volta. Andremo a imparare come utilizzare i blocchi. Se mi seguite in questo breve corso di assembler, che insomma all'inizio rifaccio quello che ha fatto quell'autore, che poi ovviamente metterò il link in descrizione quando farò la cosa, perché sto imparando a usare questo tool e lo impareremo assieme a voi. Per il momento è tutto, ci vediamo con questo progettino l'anno prossimo, verso novembre-dicembre, ma magari anche ottobre, visto che se vogliamo mettere la parte audio. Ma seguitemi per il breve corso di assembler in italiano, perché se ne trovano tanti, ma in inglese, ma vorrei fare questo corso d'assembler per noi italiani, soprattutto per quelle persone che l'inglese non lo masticano troppo. Alla prossima, ciao ciao!